Siamo sommersi dalle attrezzature audio. Non sappiamo se da casa ci state vedendo, ma siamo qui. Per questo castello di cuffie e microfoni ci sono da fare però un pochino di ringraziamenti. In primis Tonno, che è stato circa 45 minuti, non mi dire prego, a costruirlo, senza che nessuno glielo abbia chiesto. In secondis musicalstore2005.com, che insieme a Shure ha deciso di supportare il nostro progetto Twitch inviandoci 10 paia di cuffie e il nostro progetto YouTube inviandoci 2 microfoni. Grazie! Grazie mille! Quando abbiamo deciso di intraprendere questa avventura sul noto sito Viola, abbiamo subito chiesto a Eddie, il nostro fonico ormai da anni, che cuffie prendere per riuscire a sentire le nostre vocine nelle nostre orecchie nel migliore dei modi. E non ha indugiato più di tanto prima di consigliarci le Shure SRH 8 e 40. Ecco cosa aveva detto. In che senso? E io ho sentito che diceva Shure SRH 8 e 40 e ho pensato stesse bofonchiando come suo solito. Non avevo capito. Oltre alle cuffie ci sono arrivati anche questi microfoni Shure MV7. MV7! Nuovo prodotto super utile per chi vuole riuscire a fare un po' tutto, con praticità e una buonissima qualità. Shure, Shure, Shure de Loto. Certi amori ti lasciano. Cavolo! C'è una versione grigia di questi microfoni che è mega bella. Apriamo anche le cuffie. Ah, però. Quanto sono professionale da 1 a 10? Sei bellissimo. Pa, 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 pa. Siamo professionali? Pa, anche troppo. Pa. Non ti sento. Anche troppo! Sono microfoni sia con un'uscita USB che con un'uscita XLR, quindi sono super versatili. Potete quindi usarli sia con un'interfaccia professionale, sia attaccandoli direttamente al computer. Sono microfoni pensati per fare podcast. Quindi perfetti anche per chi, ad esempio, vuole buttarsi nel mondo dello streaming. Anche se li utilizzate in ambienti non perfetti, riescono a restituirvi un'ottima qualità grazie alla loro tecnologia di isolamento della voce. Potete regolare tono della voce e distanza dal microfono direttamente dall'app, oppure metterlo in modalità automatica e lasciare tutto il lavoro sporco al microfono. Insomma, grazie a questi microfoni possiamo fare il level up dell'audio in alcuni dei nostri format YouTube e grazie a queste cuffie iniziare a bomba yak di yak su Twitch. Ringraziamo nuovamente musicalstore2005.com, con cui abbiamo appena iniziato a collaborare. Potete trovare questi e tanti altri prodotti sul loro sito, trovate il link qua sotto in descrizione. Ma ora diamo un microfono e le cuffie al nostro bimbo prodigio e iniziamo la puntata di oggi. Grande Nick! Valley. Riverenze a tutta la valle spaziale. Riverenze. Mi destabilizza sempre parlare con le cuffie, la mia ma voce puoi in testa. Infatti, perché? Però mi piace. È vero che ti senti tipo abbracciato? Mi sento germito. Germito. Cosa vuol dire germito? Non lo so, l'ho sentito nel Signore degli Anelli. Le cuffie oggi ci serviranno per sentire il già citato bimbo prodigio Nick, che può salutare ora. Un applauso al bimbo prodigio. Di nuovo lì. Con la barba ancora più lunga. Cosa faremo oggi in questo video? Ok. Non quello. Oggi abbiamo qui con noi Nicolas in veste di bimbo interprete. Posso già chiedere scusa a tutta l'Italia? Vedi, no, è per quello. Interprete nel senso che interpreta, perché non li tradurrà. Anzi, sarete voi a casa a doverli tradurre, perché noi non capiremo niente di quello che sentiremo. Detto questo, però, che cosa interpreterà? Replicherà tutti i dialetti che sentirà in cuffia. Tutti i dialetti che provengono dalle più disparate zone d'Italia. Il nostro compito sarà quello di indovinare di che dialetto si tratta. Ma si dice dialetto o dialetto? Dialetto. Dialetto. In bologna si dice dialetto. Dialetto. Perché l'ha inventato di giorno un messicano. Perché è messicano? Ah, dia a letto. Riconosci il dialetto italiano con Nicolas. Nick, vuoi iniziare subito con la tua citazione? No. Cos'è? La svegliamo dopo. La svegliamo dopo. Partiamo con la sfida. Un dialetto alla volta. Io e Cesare in sfida, chiaramente. Dovremo indovinare da dove arriva. Camera, camera, c'è un coro. Sì, vabbè, ma è strano. Non è quello giusto. Ma vecchio fallo che è. Cioè, guarda che ci sono dei dialetti. Che ma non poi si all'istante, già io devo ascoltarlo e ritirano ma fuori il contemporaneo. Ma sembrava l'indiano della puntata precedente. Fai così, riascoltatelo un attimo. Ecco. E poi vai. Ma no, anche ma se immagino che cambierà poco. Trollando. Ma ci sono dei dialetti, ragazzi, che per un bolognese. Ma sono serio. Ma infatti, io ti credo. Ma mi sta guardando con una faccia, cioè. Camera, camera. Giallo, quello vestito, Danje, putte cappe e cose.
Qua la frutta di mare. Occhio. Esploso. Canestrello. Canestrello. Sembra cosa? Sembra Celenza. Fabio Celenza. Madonna, pezzetto di Baccalei. Fretto. Baccalei. Io sono indeciso. Ok, anch'io. Secondo me potrebbe essere o pugliese. Anche io direi pugliese. Esatto. Vabbè, a parte Nirchio, poi noi abbiamo incontrato a Toronto un pugliese. Vero? Parlava così. No, più che altro tutte le parole finali sono the Burry. A un certo punto ha sparato delle frecciatine in napoletano. Esatto. Io volevo risentire la parte del baccalà perché mi è interessato il discorso. Risentiamo un attimo. La cosa esplosa, canestrello, canestrello. Che ho mangiato? Il canestrello. E poi. Madonna. Non pensate nel baccaleo, fretto. Intanto veramente è Eccellenza che fa Mick Jagger. A un certo punto ha detto fretto. Sembra il padrino. No, vi rifaccio quel fretto fatto bene. Ok, vai. Fretto. 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 No, però questo è siciliano. Sembra siciliano. Fretto. 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 Senti, io dico pugliese, mi butto sul pugliese. E io ti dico siciliano. Ma mangiare le vermicelli, clangete, capecchiotti in dosso, comunque per stu. Oh, frutto di mare, l'ostio, le cosplos, le canestrelle, le canestrelle, le cozzangiane, le canestrelle. E poi, madonna, un pezzetto di baccalà, fretto. Ditemi come poteva farsi. Era molto com'era facile fare l'inizio. No, ma sai non che poi non, cioè, non avrei detto pugliese neanche sentendo. Ma poi no, pugliese però, di dove? No. Vabbè, invitiamo chiaramente a farcire questo video i nostri spettatori da casa. Cosa hai detto? Cosa hai detto? A farcire il nostro video gli spettatori da casa. Vuoi farcirlo con gli spettatori? Cosa vuoi commentate. Commentate. Allora, esatto, tutti i pugliesi ci dicano da dove proviene questo dialetto, ma soprattutto che cosa significava questa frase. Secondo me è un pescatore. Allora, andiamo al prossimo dialè. Avlo belle detto, ragazzù. Cano, Anspol Brisa, Caterdidate, Quaterlo, Piodot, Anspol Brisa. Ma perché vabbè, sembrano easy. Tutti Eccellenza? No, non è vero. No, non è perché dice no. Parole random. Sì. Però questo è palese. Però ti pensavo Brisa. Più bravo, Nick. Non è facile dire quello che sta dicendo lui con l'accento giusto. No, adesso lo rifai bene. Dai, rifallo bene. Fallo bene. Short smell bene. Basta. Ma come basta? No, devi rifarlo tu. Non mi vergogna. Chichina. Brisa Ferlese, no. Vabbè, se già letto bolognese. Davanti a bolognese, sì. Avlo belle dette, ragazzù, che a nov, un spol brisa riveri. Water di da te, waterlo, piodot, un spol brisa. Ma è coso, è la coso. Era la pizzunera, la pizzunera, un bel usello. È proprio un bel usello. Probabilmente siamo di parte, però il bolognese non è proprio un bel dialetto caldo. È simpatico. Da nord, è simpatico. È molto simpatico. Affettuoso. È tutto molto bello. Era bello, avuto da restare. Era una berga nessuna, nessuna. Pira la verdura. Era quella sera. E poi dalle che? E poi dalle le. E te non è me. E poi dalle te. Cos'è? E poi dal fasol. E non mi sei da poi polenta. Poi dalla mezza, poi dalla scorsa. Secondo me è difficile. Hai finito, Nick? C'è ancora? C'è ancora, ma è. E se in galera prima. Allora, ragazzi, secondo me. Siamo al nord. Vicino Bergamo, Lombardia. Secondo me è bergamasco. È anche pota. Ha detto pota 20.000 volte. Parlava di piante, forse. Esatto, potrebbe anche essere. Sì. Pota l'albero. Mi ha proprio ricordato la parlata dei pinguini tattici nucleari che sono di Bergamo. Zona Bergamo. Comunque posso dire una cosa, giusto? Ok, io non mi prendo la responsabilità di quello che è stato detto perché era un pastore che si incazzava con le sue pecore. Ah, ok. Ma noi dobbiamo dire la regione. Tu hai detto Bergamo. Sì. Bergamo. Io dico Lombardia. Dialetto lombardo, un po' generico. Un po' generico. Ma vabbè, abbiamo detto pugliese prima. Beh, pugliese è più un tutt'uno. C'è il milanese diversissimo. Sì. Come il romagnolo dal bolognese. No, abbiamo detto bolognese, abbiamo detto Emilia Romagna. Quindi sì. Veneto va bene. Veneto va bene. Veneto va bene. Sì, va bene. Poi dico Veneto. E la curva mi sale dalla più. Grazie, pinguini. Sia il Bergen de sotto che de sura. Anche un po' Balini. È natina, era diversissimo però. E non rudula finché le sera. E porta le che, e porta le le. Porta, porta. Porta me, porta un fassò, rompa la se, rompa no. E la messa del panda a poletto. Porta le fresa, porta la scotta. E se ingaria per bello. La linea cotta, attontogna un po' e punti spotta. Secondo me Nick è stato bravo. Ha avuto, cioè proprio a me ha acceso subito il bergamasco. Pota, pota. Pota le le, pota le la. Così mica pota. Cioè, è una cosa che loro dicono che non vuol dire niente. Facciamocelo spiegare nei commenti. È inspiegabile. Ci hanno provato 1000 persone a spiegarlo. È inspiegabile. Una busta, una plastica, la perché ci così. Eccellenza di nuovo. Mangia questo bagno. Conci, chi è? E tu? E mamma te. E mamma te, cazzo. È napoletano, direi. È difficilissimo. Anche io direi di aver napoletano, mamma. È troppo difficile. Ma come è difficile, Nicolas? Riprova, riprova. Una busta, una plastica, la perché le dici. Conci, chi è? E tu? E mamma te. Che da un momento all'altro si inca... Accendiamo il napoletano. Io dico napoletano. Una busta di plastica con le brettine.
Ma non sei capace, Nicola? No, non sono capace. E un morso di cartone è cosa che se ne scrivere della medicina, no? Con chi è? E tu? E mamma? Però lo dice davvero mamma. Sì, però... E mamma te la casa? Dovevamo... Ma lui, ho provato a rifarvi quei pezzi più... Ma dovevi alitare, Non riuscivo a farlo bene. E lui non alitava tanto, eh. Però c'era un po'. Questo è toscano. È stato scarso. Hai fatto il ballo a calabrese. Come un giocatore di serie C. Fatti il codino come un giocatore di serie C. Se non nasco, credo che balao. Ma ragao, che devo fare il meo? Portoghese? Fare il secchietto tu. Tutto masao. Nannai, torniamo sempre di sotto. Cosa sa che è battata? Che rudda, pisumanno. Palese. Perché non fai che come mese sette. Palese. Palese. Sardo. Qui sardo. Cioè, allora, quando ha cominciato a fare uddu. Ne ha incastrato un po'. Ha detto pisumanno. Pisumanno. È decisamente sardo. Che rudda, pisumanno. Che rudda e pisumanno. Assegniamo il sardo, andiamo a scoprire che dialetto è. Se non nasce e cresce è baulato. Ma ragazzo, quando deve fare il meo, fa un zocchetto. Se sta di aise, se aggiunge una voce giovanile. Tutto su manzano. Potrai a domo a mezzodì. Nannai, torna da sempre di sotto. Tutto sa che va tatta. Chi buddha, pisumannu, e una riga fragola sa, con uno suvizio a cheddus. Perché, cioè, se io quanto dovessi. Ma brasiliano, sì. Portoghese, se io dovessi tradurre una qualsiasi di queste frasi, ma neanche il bolognese, cioè, non riuscirei in niente. Io ho capito di sotto. E amici sardi, traduceteci sta frase. Traduceteci. E shunna e shun corce a norbasan e marcorden parkami e me frer e de resna e si pricmi con amis e tutta la mattina e ne canta una caber masdi e nonu che ne ha capatate ci lute pesei e dun te frole bravo no bravo qui siamo a trovare i miei parenti, sono veneti i miei parenti, io anzi qui avrei detto più una roba ferrarese masdi. Romagna masdi sì mi sa un po' di romagnolo, però non ho capito perché le prime parole se le è completamente mangiate. Ma non è così sembra, questo non sembra niente di presente in Italia, No, sembrava un po' turco, no. Allora all'inizio dice e su na e su un carci ma non basan. Questo dice. Secondo me è il ferrarese. Però effettivamente io il veneto lo capisco e qui non sto capendo niente. Ha avuto una cosa veneta secondo me a un quale? Certo punto. E c'è e fasei. Fasei però mi fa deviare. Fagioli in ferrarese e faso. Pasta faso, scurezza fin capo. E io ti sparo un veneto, tu di ferrarese. Dai, dico ferrarese lo stesso. Andiamo a scoprire che cos'è. E su na e su un carci a non basan. Mai sentito in vita mia. Ma ricordo qualche mio e me fratelli ieri masna antlista avrei per dire qui a mis partita la mattina e tornavo qua per mesdì al nonu a tornava sempre d'antlort con una cavagna di patate ciule e fasei ed un tre frole per noi autizzit. Ma sai che non l'avrei mai era detto bellissimo. Ma sai che non mi ricorda neanche la parlata, la cadenza dei torinesi moderni. Difficile questo. Sì, sì. E io faccio, ma no, ma se potevo... Che è? Non ti faccio, che culo. Che mamma fa? È difficilissimo, ma che pezzo mai dato? Ma è difficilissimo questo. È molto stretto, però io vorrei soltanto più enfasi. Che faccio, che faccio, che faccio? Venimo che foto. E che mamma fa? Io lo proverei, è tipo la sesta volta che lo proviamo oggi. È napoletano. Anche io dico direi napoletano. Oh, ma è strettissimo, ma cos'è? Andiamo a scoprire che dialetto è. E come mamma fa? Chi si letti che arrivava in cucina? Mamma mia, si chiede, sta mi dico. Che chi le va là? Accattammo adesso, accattammo flitta, accattammo tutto grasso, ma il cuore ne mangia. Gli va via la voce pure. Non lo sentivo così bene. Ma siamo sicuri che queste cose che dice possono entrare in video? Secondo me, l'algoritmo di YouTube non può capire. È che non lo sentivo così bene, era un pochino più... Gli era successo qualcosa a questa signora anche di tragico, ma io non era una signora. Sì, siamo curiosi a sto punto. Era una signora. Sì, no, era una signora. Parlavano. Mandiamo i nostri saluti alla signora. E che terra nuova, che? Siete no. Più vicino. Io c'ho l'orto, c'ho i polli, i piccioni. Ma ha sentito? Porca maiala. Siamo in Toscana, amici. Cioè, porca maiala. Porca maiala. Ma sai che all'inizio sembrava umbro. Io ho l'altro blocco dei miei parenti che sono umbri e parlano così. Magari è umbro. È umbro. No, secondo me è toscano. No. Toscano. No, Pistoia. Se vuoi dire Pistoia, io dico toscano. Quindi se dico Pistoia, beh, ecco appunto. C'ho i polli. E che terra nuova, che cos'è? Siete più vicino. Sì. Io c'ho l'orto, c'ho i polli, piccioni, conigli. Anche io, anche stamana l'ho detto. Prima pensa polli e poi vengo. Hai sentito?
Mi ha dato a mangiare. Porca maglia! Sembra stassi stradolce. Ma sì, infatti, mi fa mica tenerezza. Era un nonnetto dolcissimo. Era segnato Pistoia. Stai dormendo, qualcuno svegli. Era segnato Pistoia. Era Pistoia. Era Pistoia. Dove c'è stato il zoo? Vado con la 11. Non stai a dirmi niente. Ascoltami. Me porti una forchetta. E il me porti una forchetta. Me porta una forchetta da lì. Ecco qua. Questo è colombiano. Oggi del primo che avessi spaghetti alla vungue, pasticcio e risotto con asparagi. E poi ride. Ride, lo dice che ride oppure... No, ride nella voce. Ride, e come ride? Allora è palesemente veneto. Io non mi ci sono trovato troppo. Posso risentire un attimo? Io non ho capito sì, certo, niente. Un po' non stai a dirmi niente. Ascoltami. E me porti una forchetta. E il me porti una forchetta. Porta la forchetta e le mette lì. Ecco qua. Sì, è Veneto. Sì, Veneto, Veneto. Sembrato nonno. No, è vero, è Veneto. Perché il Veneto è proprio lì lì con lo spagnolo. Io dico Veneto, Veneto. Veneto, Veneto. Mi dici Veneto? Ciò. Non stai a dirmi niente. Non stai a dirmi niente. E me porti una forchetta. Una forchetta. E me porti una forchetta. E che porta la è Giorgio Cappello di Paglia. Lì. Ecco qua. Inquietante. Oggi è il primo che aveva spaghetti alle vungue, che aveva pasticcio e risotto con gli sparasi. E indovina. Ultima manche. Peri. È la decisiva. Decisiva. Siamo peri e siamo all'ultima manche. Siamo peri e veniamo da Beri. E ricordiamolo. Se avessi il mare. Sarebbe la piccola Londra. Parigi. Ma poi era Parigi che sarebbe la piccola Beri. Ah. Tre masson vers la ses e un bis che vega spas. E se trovassi un rambus, quel suc de rais. E di qua un bus. E bis la vista in tas. Ehi, ti, valos che ses? E il dice il bis al tas. Che fai sto lì in quel bus? Se giù in quel bus del sas. Deve essere smassacras. Pocciape sto la tos. Ma no, è spagnolo. No, no, bravo, è tipo no, una, bravo, una filastrocca. Sì, sono solo S. Solo S. A bis al tas. Uno dei dialetti secondo me più strani e delle cadenze anche derivanti più strane è il marchigiano. Io stavo pensando Abruzzo, Marche, perché dico, non lo riconduco a niente. Ma com'è il dialetto trentino? Il dialetto trentino è un pochino... È tutto un po'... Cioè, insomma... Tipo il bergamasco. Secondo me sì, un po' tedescoide. Ma ti stai basando sul video della capra, della bestia? Però va bene, sì, va bene. Proprio una bella capra. È proprio una bella bestia. È proprio una bella bestia. Ma era trentino lui? Lui era trentino. Sì. Secondo me sono un po' bergamasco. Coi. Sì, cioè, sono vicini, quindi si assomiglia. Perché adesso sei toscano. Proviamo a risentirlo un attimo, ma probabilmente siamo in centro Italia. Tre master suns vest la ses e un bis che il pass. Ma se trovassi un bus, squirsin grais. E ne sguasse il bus, e il bis la vista in tas. Ehi, ti, palos che ses, e il dis il bis al tas. Che fas tu lì in quel bus? Se tu in quel bus le stas, te vince e smassacras. Po ciapesto la tos. Ah, ho capito. Io l'ho capita praticamente tutta, mi sa. La biscia vede un buco. Nel buco c'è il tasso. La biscia dice al tasso. Ma perché stai in quel buco? Ah, può essere. Può essere. Ho preso. Sì, sì. Cosa fai in quel buco? Prendi il raffreddore? No, cos'è che? Così un po' a caso, in realtà, dico marchigiano. Anch'io dico marche, perché è molto simile, secondo bus. Alla fine ci abbiamo anche noi il bus dal c***o. Quindi magari siamo vicini. Vicini. Potrebbe essere. Quindi volete finire in pareggio, insomma. Vogliamo finire in pareggio, io dico marche. Tre mass sum vers la sis. E un bis che ne va spas. Al sa trovasso rambus. Square su de rais. Ma mai non l'avrei detto. E de sguas del bus. E il bis. La vista in tas. Ehi, ti. Balos che ses. E dice il bis al tas. Che fas giù in quel bus? Se giù in quel bus li stas. Deventes massacras. Pocciape sulla tos. Che voce da hobbit bellissima. È un po' fantaboschiana. Caspita, ma adesso non c'eri. Ma perché l'hai ascoltato? C'ero. Perché la capra. Perché la capra è una bella bestia. È una bella bestia. Ragazzi, è stata una bella sfida finita in pareggio. Oddio, che brutto il mondo senza cuffie. Sì, sì, no, molto meglio con. Ringraziamo Nicolas, ringraziamo grazie, l'Italia Nick. E tutte le regioni che la compongono, tutti i contadini che hanno prestato la voce a questo video. Commentate, mi raccomando, con le traduzioni di quello che abbiamo ascoltato. E ringraziamo anche Musical Store 2005 per cuffie, microfoni, eccetera, che vedrete spesso. Un altro appello, mandateci anche dei prodotti tipici locali, per favore, che smiamo voglio mangiare. Ma da Musical Store. Anche da Musical Store. Musical Store, mandaci delle caciotte. Cos'è che mi ha detto stamattina Pingu, il nostro montatore video, sono entrato lì in studio da lui che stava montando e allora niente, stava guardando una cacciotta, un caciocavallo, non una cacciotta, un caciocavallo. Ah, per il video. Sì, perché lo sto dicendo? Perché voglio che mi mandino un caciocavallo dall'Italia. Sono entrato nello studio di Pingu e stava ascoltando A Thousand Miles, sì. Però scrimmata da un metallaro. Sì. Ma scusate lo sfondo, che c'è Elon Musk nudo sopra un... sopra un corgi. Arriverenze! Mm-hmm.